partito dal primo minuto, per noi è stata un po' una sorpresa. Tu in settimana l'avevi intuito, l'avevi capito, oppure è stata una cosa che ti ha comunicato il mister ieri? No, comunque in settimana mi sono sempre allenato al massimo e avevo sensazioni positive, poi non sapevo di giocare dall'inizio e oggi l'ho saputo e è stata sicuramente una bella cosa. Un primo tempo in cui il Vicenza poi ha trovato il gol, poi diciamo che è riuscito a gestire senza grandi difficoltà. Magari è mancato quella capacità, quella determinazione di andare a cercare il secondo. Il mister ha detto che abbiamo avuto qualche occasione e non siamo riusciti a sfruttarla, forse però sono state poche rispetto alle partite precedenti. Sì, comunque c'è da dire che loro sono, Piacenza è una squadra molto tosta da affrontare fuori casa e quindi sicuramente abbiamo avuto delle occasioni dove magari potevamo fare il 2-0, però non è un problema, abbiamo messo secondo me determinazione, la grinta giusta e poi anche se non è andata come volevamo c'è comunque da ripartire da queste cose qua positive. Peccato perché l'impressione almeno della tribuna, poi insomma magari sia sicuramente più facile quando si sta seduti, quando è in campo, ma che c'è la possibilità che voi la potevate gestire, loro non, a un certo punto sembrava quasi avessero perso la fiducia di trovare il pareggio. No, hai detto bene, è stato un peccato davvero perché la partita ormai era quasi indirizzata, non si creavano grandi occasioni né da una parte né dall'altra, magari loro spingevano un pochino di più nel secondo tempo andando a creare cross o magari su qualche calcio d'angolo, però non abbiamo subito grandi cose, quindi è stato un peccato perdere la partita. E poi verso l'ora di gioco, un po' dopo, sei uscito, pareva che eri forse un po' stanco, non ci sono problemi per te. No, ero stanco, avevo sentito un po' i crampi e i polpacci, quindi ho preferito avvisare il mister e mi ha sostituito. Sì, quindi non c'erano problemi, fortunatamente. No. Fino a quel momento avevi fatto una buona partita davanti alla difesa, sfruttando le tue doti fisiche, riuscito anche poi a ripartire con rapidità. Sei soddisfatto della tua prova? Sì, sono soddisfatto della prova della squadra. Abbiamo messo, come ho detto, determinazione, coraggio, c'è da ripartire da queste cose qua. Sì, c'è un po' di rabbia, immagino, in tutti voi. Diciamo che questa rabbia dovrà essere trasformata in positività per il prossimo impegno, che è molto difficile contro una Reggiana che oggi vi ha superato in classifica. Esatto, fortunatamente domenica c'è la possibilità di riscattarci, di mettere in campo sempre quella cattiveria che abbiamo messo nelle partite precedenti, quindi non vediamo l'ora di giocare domenica.